I know just what your mama said. Always misunderstood. Il vertice è sempre per fare il punto della situazione dal punto di vista della lotta contro la mafia. Dedicherò il tempo a mia disposizione soprattutto per affrontare nell'ambito della dimensione geopolitica del fenomeno mafioso alcuni aspetti che riguardano la Repubblica di San Marino. Certe sensibilità e consapevolezze sono ormai ampiamente diffuse nel sistema politico del nostro Paese indipendentemente dai ruoli di maggioranza o di opposizione. E di strada credo proprio di poter dire che ne è stata fatta parecchia. Infatti anche il nostro Paese ha percorso le varie fasi attraverso le quali sono passati anche numerosi paesi italiani, numerose città italiane, cioè in un primo momento quando i fenomeni che si verificavano erano sporadici, comunque più sporadici, dunque anche in perfetta fede, si affermava che a San Marino la mafia non esisteva. È smesso di piovere. Non solo sono arrivati gli evasori fiscali, va bene, insomma, ma sono arrivati tanti denari che portano un nome e cognome che è quello della mafia. Voi vi siete resi conto di questo? È verosimile che danari che non dovevano passare da questo paese, perché sono danari che provengono dalla malavita organizzata, abbiano invece trovato questo paese come transito o anche per fare degli investimenti di un certo tipo. Ma lei è sicura di poterlo riconoscere quel denaro? Mica si presentano con la coppola. Probabilmente queste persone riescono a investire danari anche in altri paesi. Cioè questo problema c'è in tutti i paesi. Quando i fenomeni sono divenuti più evidenti, si diceva che sì, forse un po' di malavita organizzata poteva anche esserci, ma era meglio non parlarne per non arrecare danno all'immagine di San Marino. Non si vuole arrecare nocumento all'attività economica di questa zona e si pensa che determinate notizie possano in qualche modo incidere negativamente. In realtà però dobbiamo incominciare a tener conto di alcuni dati che ricaviamo da rapporti della Direzione Investigativa Antimafia, da alcune indagini che hanno riguardato le banche di San Marino, indagini della Procura di Forlì o episodi reiterati di usura. La sua collocazione geografica e un processo di globalizzazione dell'economia hanno consentito negli ultimi 15 anni di potenziare le opportunità di costruire società nel nostro territorio. In tal modo l'economia interna si è aperta all'ingresso di molte imprese legali, ma anche a società utilizzate tramite prestanomi dalle organizzazioni criminali. Esempi tipici di attività criminale organizzata a livello imprenditoriale è dato dalle frodi al bilancio dell'Unione Europea, all'elusione del pagamento di imposte di altri stati mediante le cosiddette frodi carosello, l'uso di cartiere che nascono e muoiono assai velocemente e tramite il metodo della falsa fatturazione. Diverse inchieste interne hanno portato alla luce come imprenditori malavitosi stranieri appartenenti ad organizzazioni criminali tramite prestanomi abbiano costituito ed utilizzato a San Marino le società il cui scopo era quello di porre in essere tali frodi. Le mafie possono arrivare ovunque, ma una certa predilezione per i paradisi fiscali è indubbia. A Castelvetrano, provincia di Trapani, vive l'avvocato Antonio Atria, amministratore della Sogefin S.A., finanziaria sammarinese sciolta dalla Banca Centrale di San Marino nel febbraio scorso, insieme ad altre due finanziarie, l'AFP e la Finanze Progetti. La Sogefin non è accusata di mafia, ma di operazioni finanziarie gestite in modo non cristallino. La società intrattiene rapporti le cui motivazioni non risultano chiare e documentate con Picciotto Giovanni, soggetto con trascorsi giudiziari e figli di Francesco, altro soggetto con numerosi e rilevanti trascorsi giudiziari. La società intratteneva rapporti con Giovanni Picciotto, figlio di Francesco, arrestato nel settembre scorso in questo hotel sulla Costa Brava in Spagna. Picciotto è un finanziere messinese che ha costruito un impero sulla base di truffe, falsi in bilancio e bancarotte. L'impreparazione del nostro paese è attualmente evidente. Mancano alcune strutture
e professionalità specifiche. Oggi, attraverso un percorso graduale ma costante, mi pare di poter dire che per difendere e preservare la nostra piccola ma storica comunità del fenomeno mafioso è necessario parlarne senza paura, in modo corretto, realistico, evitando magari inutili esagerazioni o strumentalizzazioni, ma più semplicemente rappresentando la realtà. È necessario reagire, dimostrare con i fatti che il nostro paese non sta con le mani in mano. Perché non è stata fatta in passato questa pulizia? Negli ultimi 4-5 anni noi abbiamo perso di vista il governo della situazione. Non c'è stato mai un caso nel quale qualcuno di voi ha parlato con banchieri dicendo che è arrivata quella mafia piuttosto che quel camorrista? Direi di sì. La mafia è tutto ciò che tenta di prevaricare, di schiacciare, di offendere l'altro. Però la realtà è che oggi questa prima fila consegna a quei ragazzi un mondo con meno diritti, meno tutele, meno certezze. E facciamo finta di niente. È un fenomeno di mercato, regolato dalle leggi della domanda e dell'offerta. Solo che oggi la domanda dei beni e servizi offerti dalle mafie ha assunto dimensioni macroeconomiche. La globalizzazione dell'economia ha ampliato a dismisura la quantità dei consumatori finali e dei beni offerti. Stupefacente, la prostituzione, lo sfruttamento schiavistico del lavoro, alle armi, al materiale pedopornografico. San Marino non può e non deve essere lasciata sola nella sua battaglia. In tal senso, oggi giunge una risposta importante con lo svolgimento di questo vertice internazionale antimafia nella Repubblica di San Marino. Per parte nostra non siamo e non saremo di certo passivi.